Fatturazione elettronica obbligatoria. Al via la task force di Confartigianato per affiancare le imprese. Diritto dei consumatori nell'era digitale. L'8 marzo un corso di formazione in Confartigianato. Innovazione tecnologica e imprese tradizionali. Confartigianato e UEAPME ne parlano a Bruxelles. A scuola di turismo per valorizzare l'artigianato e le identità territoriali. Confartigianato Arezzo lancia la scuola d'impresa. Lezioni al via dal 5 marzo. Bentornati all'appuntamento settimanale con il TG di Confartigianato. Tra il prossimo luglio e gennaio 2019, quasi 4 milioni e mezzo di imprese saranno obbligate a emettere e ricevere le fatture in formato elettronico. Confartigianato ha attivato una task force di sistema per aiutare gli imprenditori ad affrontare questa rivoluzione. Ce ne parla Lorenza Manessi. La carta sparisce anche nei rapporti commerciali tra privati. Da gennaio 2019, infatti, le fatture dovranno viaggiare soltanto online. Ma già da luglio di quest'anno scatterà l'obbligo della fattura digitale per le cessioni di benzina e gasolio per motori e per le prestazioni dei subappaltatori nell'ambito dei lavori pubblici. Confartigianato ha calcolato che questa rivoluzione riguarderà a luglio circa 1 milione di imprese e 3.400.000 aziende nel prossimo anno. Aziende che si troveranno a fare i conti con un cambiamento troppo repentino, tanto che Confartigianato ha ripetutamente chiesto al governo un avvio graduale dell'obbligo di fatturazione elettronica, scaglionando l'entrata in vigore a seconda della dimensione aziendale. Questo per evitare ai piccoli imprenditori l'ennesimo costoso adempimento a fronte di un insufficiente alleggerimento dei già numerosi obblighi burocratici in materia fiscale. La Confederazione continua il pressing per cambiare i tempi di applicazione dell'obbligo di fatturazione elettronica ed eliminare una serie di inutili adempimenti fiscali, ma nel frattempo si è anche già mossa per assistere le imprese e facilitare la loro migrazione verso le fatture digitali. Con questo obiettivo ha costituito una task force che coinvolge funzionari, segretari e direttori di numerose associazioni territoriali e federazioni regionali e che sarà operativa con 3 gruppi di lavoro specializzati su diversi fronti. Quello normativo, per chiedere modifiche ai decisori politici e all'Agenzia delle Entrate, quello riguardante le attività gestionali anche di tipo informatico e infine il gruppo dedicato alla organizzazione del lavoro. Il 7 marzo la task force debutterà a Roma con un incontro presso la sede confederale al quale interverranno anche rappresentanti dell'amministrazione finanziaria ed esperti del mondo accademico. L'8 marzo si svolgerà a Roma, nella sede nazionale di Confartigianato, una giornata formativa sul diritto dei consumatori nell'era digitale. L'iniziativa è organizzata dalla Confederazione nell'ambito di un progetto avviato lo scorso anno dalla Commissione europea e rivolto in particolare alle piccole imprese. Il corso è dedicato ai funzionari del sistema confederale e approfondirà temi che vanno dalle condizioni contrattuali alle pratiche commerciali abusive fino alla risoluzione delle controversie con i consumatori. Il termine per iscriversi è il 2 marzo e lo si può fare inviando una mail all'indirizzo europa@confartigianato.it. Nei giorni scorsi UEAPME ha organizzato un workshop sulle tecnologie digitali e il loro utilizzo da parte delle imprese tradizionali. Per Confartigianato è intervenuto il delegato all'innovazione Damiano Pietri. I dettagli nel servizio di Fabrizio Cassieri. A Bruxelles sono stati giorni di confronto sulle politiche industriali dell'Unione Europea, sul rapporto tra imprese tradizionali e tecnologie e sulla necessità di investire sul digitale per accompagnare le piccole imprese verso una nuova stagione di sviluppo economico. Nel corso della Giornata Europea dell'Industria, la UEAPME, la sigla europea di rappresentanza delle piccole e medie imprese, ha organizzato un workshop per facilitare l'adozione di nuove tecnologie da parte delle imprese tradizionali. All'evento, organizzato a Bruxelles il 22 febbraio, è intervenuto il delegato all'innovazione di Confartigianato, Damiano Pietri. La trasformazione digitale credo che sia una questione culturale e una questione di competenze, quindi non è solo una questione tecnologica, ma è proprio una questione di trasformazione legata a quello che noi conosciamo e quello che noi sappiamo fare. Per cui anche questa mattina nei lavori qui in Commissione europea è emerso che anche in altri paesi europei c'è questa necessità. Quindi sicuramente tanta formazione, tanta conoscenza di quelle che sono le nuove tecnologie. Io credo che la conoscenza sia comunque sempre la base, l'elemento motivazionale che porta un imprenditore a investire in nuove cose, a investire in cambiamento.
Un impegno verso il digitale, l'innovazione di prodotto e di processo, su cui le piccole imprese devono continuare ad investire per abbracciare i mercati globali e l'utilizzo di tecnologie verdi e circolari. Un impegno che l'Italia sta portando avanti su più fronti, da Impresa 4.0 alla nuova Sabatini. Ne è convinta anche Confartigianato, che proprio nelle ultime settimane ha rilanciato il supporto ad artigiani e piccoli imprenditori verso la trasformazione digitale. Confartigianato sta facendo un'operazione, a mio avviso, straordinaria legata ai Digital Innovation Hub. Ne abbiamo costituiti 33 in Italia, quindi tutto lo stivale è coperto dai nostri Digital Innovation Hub, che sono strutture create ad hoc per i piccoli imprenditori e gli artigiani, dove gli imprenditori appunto possono rivolgersi, possono andare e cercare di capire quali sono appunto queste nuove tecnologie legate a Impresa 4.0, ma legate alla rivoluzione industriale più in generale. È a mio avviso una straordinaria opportunità che hanno a disposizione gli associati per appunto fare network tra di loro, conoscere le tecnologie, partecipare a dei corsi di formazione, e Confartigianato ha scelto la strada di accompagnare gli imprenditori. Imparare a valorizzare le eccellenze territoriali dell'artigianato enogastronomico è l'obiettivo del corso organizzato dalla Scuola di Sistema di Confartigianato e rivolto ai funzionari delle associazioni, che si svolgerà il 12 e il 13 marzo a Grotta Ferrata. Le due giornate fanno parte del percorso formativo voluto da Confartigianato per diffondere nel sistema confederale le competenze necessarie alla promozione turistica dell'artigianato e delle identità territoriali. Il focus sul settore agroalimentare coglie l'interesse diffuso a livello internazionale per il Food Made in Italy, tanto che il governo ha decretato il 2018 anno del cibo italiano come attrattore turistico. Per iscriversi al corso c'è tempo fino al 2 marzo. Informazioni possono essere richieste tramite le mail indicate in sovraimpressione: roberta.corbo@confartigianato.it, giovanni.boccia@confartigianato.it. Tutto pronto per la Scuola d'Impresa di Confartigianato Arezzo, una struttura formativa per aumentare le competenze e le conoscenze dei piccoli imprenditori della provincia toscana. Ce ne parla Fabrizio Cassieri. Confartigianato Arezzo lancia la Scuola d'Impresa per permettere a imprenditori e artigiani di aumentare competenze e conoscenze. Un ciclo di incontri e di confronti che si svilupperà da marzo a maggio, offrendo alta formazione sui grandi temi dell'impresa, economia e marketing su tutti. Ogni imprenditore avrà la possibilità di apprendere i segreti del marketing e le regole dell'economia, per poi pianificare nuove strategie imprenditoriali. Quest'anno abbiamo voluto sperimentare un nuovo format. Siamo partiti come Confartigianato da scuola per genitori, scuola artigiana. Quest'anno abbiamo voluto mettere il focus sull'imprenditore e abbiamo organizzato degli incontri altamente qualificati con gli imprenditori che partiranno da marzo fino a maggio. Aprirà la scuola il dottor Stefano Zamagni. Sei gli incontri già in programma, con il primo fissato per il 5 marzo alla sala conferenze dell'Associazione Aretina. Un'occasione di crescita importante per gli imprenditori associati. L'imprenditore è al centro dell'associazione. L'associazione nasce come associazione di imprenditori e quindi nasce con i servizi per l'imprenditore. Quindi era necessario, c'era questo bisogno di approfondire alcuni temi, perché continuamente l'imprenditore spesso pensa solo alla sua attività, al suo lavoro, pensa a quello, a come mandare avanti l'azienda, a gestire il bilancio, a gestire gli ordini e tutto il resto, e spesso però dimentica quelle che sono le basi, che sono importanti. In questo percorso abbiamo voluto riprendere in mano un po' quegli aspetti che spesso noi imprenditori lasciamo un po' al caso, o comunque magari ci facciamo consigliare e non approfondiamo perché siamo presi da altre questioni. Un aiuto importante in termini di formazione imprenditoriale che può sostenere lo sviluppo e il fatturato dell'impresa. Anghiari, Arezzo, 9 marzo. Oltre il saper fare. Convegno organizzato da Confartigianato Legno Arredo e da Confartigianato Arezzo sull'artigianato e le dinamiche dell'alternanza scuola-lavoro. E ora, come sempre, è il momento di vedere insieme il numero della settimana scoperto dai nostri amici esperti dell'Ufficio Studi. 1.327.180 è il numero delle imprese artigiane attive in Italia.
Bene, è tutto. Come sempre l'appuntamento è per lunedì prossimo sul nostro sito e sul nostro canale YouTube. Buona settimana e buon lavoro.